Non pensavo che avrei realizzato così presto un video dedicato a Topolino. Mi aspettavo che sarebbero passate dalle 2 alle 3 settimane. E invece sono di nuovo qui a parlare di scienza usando Topolino. In realtà voler essere pignoli, piuttosto che parlare di una storia specifica, utilizzo una storia di Topolino come ispirazione. E ancora una volta a fornire questa ispirazione ci ha pensato Marco Bosco, che dopo le due storie matematiche delle 2 settimane precedenti, torna su Topolino con la sua serie Sopravvivi con Indiana. L'episodio di questo numero, Orientamento e segnalazione, disegnato da Andrea Malgeri, si occupa di metodi utili per trovare la strada sulla superficie del nostro pianeta. Sono metodi alternativi rispetto all'uso delle mappe digitali sui nostri smartphone, che ovviamente identificano la nostra posizione su quella mappa tramite il GPS, ma che in realtà sono stati usati fino a qualche decina di anni fa e che possono essere utilizzati ancora oggi, visto che non dappertutto gli smartphone prendono il segnale. Per potersi orientare sulla Terra possono essere molto utili le classiche mappe cartacee, per esempio, oppure altri strumenti come la bussola, o ancora, se siamo di notte, utilizzare le stelle. In particolare, come ricorda in maniera abbastanza divertente lo stesso Bosco nel corso della storia, una delle costellazioni più note e più utilizzate è quella dell'Orsa Maggiore. All'interno dell'Orsa Maggiore c'è un asterismo noto come il Grande Carro. Per asterismo intendiamo un gruppo di stelle che appartengono a un'unica costellazione oppure a costellazioni differenti che, messe insieme, costituiscono una forma per lo più geometrica. La prima stella che possiamo identificare utilizzando il Grande Carro è la stella polare, ovvero quella stella che ci indica all'incirca la posizione del polo nord celeste. Per identificare questa stella utilizziamo le cosiddette stelle puntatori, ovvero Merak e Dube. Andando dalla prima e muovendoci in direzione della seconda, dopo aver attraversato una porzione di cielo che è all'incirca 7 volte la distanza tra i puntatori, possiamo incontrare proprio la stella polare. Ovviamente non è l'unica che possiamo trovare. Ad esempio, le 2 stelle azzurre Regulo e Alfard le possiamo raggiungere partendo da Megrez e puntando verso Fekda. Partendo sempre da Megrez e dirigendoci verso Dube, possiamo incontrare la stella Capella, una stella gialla che è circondata da altre stelle e costellazioni. Inoltre possiamo raggiungere una coppia di stelle che probabilmente darà qualche bel ricordo di lettura ai disneyani, soprattutto quelli di vecchia data. Infatti, partendo da Fekda e utilizzando Merak come, diciamo così, punta della freccia che ci indica la direzione verso cui guardare, siamo in grado di raggiungere le 2 stelle di Castore e Polluce, i 2 gemelli dell'antichità, in un certo senso protagonisti di una storia di Paperinik, che appartengono proprio alla costellazione dei gemelli. Aliot, Mizar e Alcaide, invece, sono le 3 stelle che costituiscono la coda del Grande Carro. Prolungando questa coda, siamo in grado di raggiungere la stella Arturo, che si trova nella costellazione di Bote, una stella rossa, che è la quarta più brillante del cielo notturno, e la stella Spica, una brillante azzurra, nella costellazione della Vergine. E proseguendo un altro po', sempre nella stessa direzione, possiamo raggiungere la costellazione del Centauro. La costellazione dell'Orsa Maggiore, che è stata immortalata in un bel quadro di Vincent van Gogh, si porta dietro anche una serie di miti. I miti a noi più noti sono quelli dell'antica Grecia, e in particolare il più noto è, come spesso succede, legato a uno dei tanti tradimenti di Zeus alla moglie Era. A quel tempo Zeus era innamorato della ninfa Callisto. Dopo che i due si unirono, Callisto restò incinta. A quel punto Zeus, nella speranza di sottrarre la ninfa alle ire della moglie Era, decise di trasformarla in un'orsa, prima però che partorisse. Il loro figlio Arcas nacque anche lui come cucciolo di orso.
però questa trasformazione non garantiva la protezione dei due. Così Zeus, aiutato da Artemide, decise di porre madre e figlio nel cielo come costellazioni, ovvero la costellazione dell'orsa maggiore e quella dell'orsa minore. Era però pensava che gli fosse stata sottratta la sua giusta vendetta. Così convinse Teti a lanciare una maledizione alle due costellazioni, che da allora sono costrette a girare in eterno nel cielo notturno senza potersi mai riposare, scendendo oltre la linea dell'orizzonte. Con questa storia gli antichi greci si spiegavano come mai l'orsa maggiore e l'orsa minore erano due costellazioni circumpolari. D'altra parte, come abbiamo visto, l'orsa maggiore ci permette di identificare il polo nord celeste. Esiste però, sempre nell'antica Grecia, un mito alternativo alla storia che vi ho appena raccontato. Ce la tramanda il poeta Arato da Soli, secondo il quale le due costellazioni altro non sono che le due orse che protessero Zeus dal padre Crono, che altrimenti lo avrebbe divorato. Mi piace citare infine un paio di miti di culture alternative. Iniziamo senza allontanarci troppo dalla Grecia. Andiamo nel Sahara, dove presso i Tuareg la costellazione è in realtà una cammella. Tra l'altro, per i Tuareg, la stella Arturo fa parte di questa costellazione. Invece, per i nativi americani, le stelle della costellazione rappresentano sette cacciatori che vanno a caccia di un'orsa che aveva seminato il panico e la paura tra le praterie americane. In particolare di quest'ultima leggenda ne ho parlato nel corso della puntata di Cosmobrain dedicata alle costellazioni. Anche di questa vi lascio il link in descrizione, insieme a tanti altri approfondimenti. Detto ciò, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video che caricherò sul canale, sperando di avervi dato degli spunti interessanti di approfondimento e perché no di meraviglia. Non mi resta che dirvi saluti a tutti!